produzione di Montecitorio. Oggi è sbagliato. Cioè in dana con tutto a fuoco, signori, siamo in diretta streaming da questo momento. Ciao a tutti, vi hanno raccontato benissimo le impressioni e le esperienze che stiamo avendo in Parlamento. Io vi dico le mie impressioni e di scandaloso, di atteggiamenti scandalosi ce ne sono state a bizzeffe. A me in particolare mi hanno colpito determinate cose. La prima è quando noi abbiamo votato Rodotà e dopo che è andato in fallimento questo nostro tentativo di far uscire per una volta una persona che comunque era competente e si era sempre distaccato dalle logiche di partito mantenendosi indipendente, e che quindi è uscito Napolitano per un accordo che hanno fatto loro, anzi sono andati tutti quanti per applaudire. Ma la cosa più terrificante è stato quando sotto, dove si andava a votare, tutti si sono girati verso di noi per applaudirci, nel senso di reale spottò, quasi a dire sì vabbè, ci avete provato, non siete nessuno, con un tono di sfida terrificante. Alcuni di noi si sono alzati, se ne sono andati per la rabbia, questo è vero, poi sono tornati perché comunque cerchiamo di mantenere un certo atteggiamento educato, ma è stato terrificante. Tu riuscivi a applaudire con tono di spottò perché non abbiamo presentato un nome che potesse valere la pena portare avanti. È stato qualcosa di indegno, chiunque di noi ve lo può dire. Ma la cosa che mi ha fatto ancora di più far venire la pelle d'oca è stato quando noi ci siamo divisi per commissioni, e per dividerci per commissioni non è che uno la mattina si svegliava e diceva no, io voglio far parte di questa commissione. Siamo 163 persone, ognuno di noi ha dovuto mandare tramite mail il proprio curriculum. Ognuno poteva essere esperto di una materia o per lavoro o per professionalità oppure per attivismo, perché poi facendo determinate attività, facendo attivismo da anni in determinata materia, uno comincia anche a diventarne competente perché studia. E così noi abbiamo fatto queste mail dove ci presentavamo e dovevamo indicare una prima scelta e una seconda scelta. Poi abbiamo fatto una riunione seguendo le varie scelte, ognuno doveva votare chi per loro era più competente per quella determinata commissione. L'altra volta parlavo con una ragazza del PD, una delle giovani del PD, e mi diceva voi avete scelto la commissione, io ho scelto istruzione, però mi hanno mandato a finanze. Ho detto scusa, come l'istruzione l'hanno mandata a finanze? Sì, perché noi le commissioni non le scegliamo, noi le decidono loro. Ho capito, ma cioè, istruzione e finanze sono due cose diverse, ne capisci qualcosa, ne sei competente. Infatti devo mettere a studiare. Ma quindi adesso stai studiando il DEF, perché noi tutti abbiamo dovuto studiare il DEF, il documento economia e finanza, perché adesso lo dobbiamo discutere in Parlamento. Il DEF? Ancora no. Queste sono le persone in cui noi siamo in mano, rendetevene conto. È qualcosa di allucinante. Oltretutto io sto, per riprendere il discorso che c'è stato prima, io faccio parte della Commissione Affari Sociali e Sanità, che in Parlamento sono unite, quindi per qualsiasi cosa penso che in Campania questa è una delle tante commissioni che è veramente un punto di forza, sono a totale disposizione, qualsiasi cosa, sono lì perché io faccio parte di quella commissione, basta mandarmi una proposta di legge, un input, un argomento. Infatti ora ci arrivo, un attimo, solo finisco un attimo, un argomento, un input che noi ne discutiamo poi in commissione, vediamo chi contattare, come metterla giù, come fare la proposta, andare all'ufficio legislativo e portarla avanti. Quando abbiamo iniziato a lavorare noi del Movimento 5 Stelle sulle commissioni, abbiamo avuto subito il problema al Senato, Vilma ve lo saprà dire meglio, ma hanno avuto subito l'urgenza di votare il decreto Balduzzi per quanto riguarda, noi in pratica ci è interessato quella parte che riguarda le staminali. Non so se avete seguito minimamente quello che sta succedendo con Vannoni, che è stato portato alla luce grazie o per colpa delle Iene, ma è stato un qualcosa di terrificante. Subito dopo le votazioni che hanno fatto al Senato, noi hanno cominciato a chiamarci così la gente dalla mattina: assassini, siete degli assassini, avete distrutto dei sogni, avete mandato dei bambini a morte, vabbè, comunque cose allucinanti. Noi che cosa abbiamo fatto? Io sono andata personalmente due volte da Balduzzi perché volevo capire che cosa aveva pensato quando aveva fatto il decreto. Poi abbiamo contattato l'AIFA perché dovevamo renderci conto anche del perché l'AIFA ha voluto bloccare questa procedura, e poi abbiamo contattato Vannoni. Visto che di Vannoni e del metodo Stamina non si sa niente, abbiamo chiesto a Vannoni: scusate, ma quando venite a fare l'incontro, che avremo a proposito il 2 maggio, quando venite a fare l'incontro ci potete portare anche delle carte, perché noi non troviamo niente su internet. E Vannoni ha detto: non c'è problema, siete le prime persone che me l'hanno chiesto.
persone, partiti che hanno fatto di questo loro, la loro bandiera, di portare avanti, di cercare di raccogliere consenso. Sono andata a una manifestazione che era proprio sulle staminali, vedevo le varie rappresentanti politici che dicevano no, voi vi appoggeremo, che non hanno neanche mai chiesto che cosa Pannoni sta facendo. Quali sono i documenti? Questo purtroppo è così, per loro funziona così, ci sono due o tre persone che fanno tutto e basta, e poi vanno avanti per opinione pubblica, per fare l'effetto mediatico. Questa è la nostra situazione. Per quanto riguarda, volevo dire l'ultima cosa del Parlamento, poi vado sul fatto locale. Io ho avuto l'onore e il piacere di partecipare alle consultazioni che ci sono state con Letta. Letta, a differenza di Bersani, questo lo devo dire, almeno ha incominciato a parlare di punti, di qualcosa di più programmatico, perché con Bersani si è parlato di aria fritta. Con Letta ha cominciato a andare su due o tre punti, in particolare sulla riforma della politica, e lui è andato in particolare su questo punto, sapendo che parlava con noi della riforma della politica, oltre che la riforma della legge elettorale, bisogna tagliare da una parte, bisogna tagliare da quest'altra parte, anche perché non si può portare avanti così questo comportamento, che voi vi chiudete, abbassate le sale cinesche, non volete parlare con nessuno. Questo è un atteggiamento, non so se qualcuno ha visto la diretta streaming, tanto che a un certo punto la Lombardia ha fatto qui una cosa secondo me eccezionale, ha detto vabbè, dopo che lui ha fatto tutto questo discorso, noi domani mattina presenteremo questa proposta di legge per i tagli e rimborsi elettorali, firmatela, la presentiamo insieme. Al momento, e spero che sia solo perché ha avuto altro da fare, non è stata ancora firmata. Vedremo. Poi c'è stato il fatto, ha parlato stesso lui, noi vi abbiamo votato il vicepresidente, questa è una cosa che ha detto, è stata inconcepibile, noi vi abbiamo votato il vicepresidente, bravo. Ma di che cosa stiamo parlando? Voi non ci avete votato nessuno in realtà, voi lo dovevate fare e basta. E quando noi abbiamo detto, no, perché sempre questo fatto delle saracinesche abbassate, siete blindati, è un atteggiamento che non può andare avanti, così non si va da nessuno avanti, non dovete avere paura di mescolarvi, queste sono state le parole. C'è stato i nostri due portavoce che hanno detto, scusate, ma noi vi abbiamo presentato Rodotà. Vabbè, ma noi vi abbiamo votato Prodi, abbiamo portato Prodi che comunque era nella vostra rosa di nomi, tanto che stesso io alla fine ho fatto una domanda, scusate, visto che c'è questo dialogo e che volevamo parlare, mi fate capire perché l'avete portato solo alla quarta votazione e non alla prima quando c'era Marini? E poi perché non avete votato Rodotà? No, ma perché voi votate sempre il vostro. Questa è stata la risposta, chi ha visto la diretta streaming? Non hanno argomentazioni, non hanno veramente argomentazioni, non sanno più come nascondere questo fatto dell'ingiusto. E a proposito, quando la gente dice sì vabbè, ma voi adesso state lì ma non è cambiato nulla, abbiamo tutto quanto, è rimasto tutto invariato, quindi era meglio che voi davate la fiducia, dire che non è cambiato nulla adesso è veramente... da veramente dimostrazione di quanto le persone poco si informano, perché voglio vedere se domani andessimo a votare di nuovo quali sono i risultati che prende il PD e far capire le persone chi devono mandare dentro lì al Parlamento per il loro interesse, per l'interesse dei cittadini. È fondamentale, è la prima grande rivoluzione che noi possiamo fare, e ci stiamo riuscendo perché abbiamo fatto capire a chiunque chi sono queste persone. Il PD non ce l'ha di meno, il PD lo sta facendo capire sempre di più. Per quanto riguarda invece il fatto locale, e volevo rispondere anche alla tua domanda, è una proposta ed abbraccia molto quello che ha detto Vilma. Noi abbiamo provato a farlo a Salerno perché a Salerno abbiamo avuto delle difficoltà incredibili. È proprio questo, prendere le 14 commissioni o farne anche di più, perché ad esempio alla Camera affari sociali e sanità sono unite, quindi c'è stato un lato tutta la tutela della disabilità, previdenza e assistenza, famiglie, adolescenze, che è abbastanza vasto, e in più ci sta anche la sanità, quindi se mai non farne proprio 14, farne qualcuno in più, però appunto dividervi per gruppi e riunirvi stesso in gruppi, cioè se in quei gruppi io faccio un gruppo ambiente e faccio una riunione per portare avanti degli argomenti, gruppo, e poi riunirvi una volta ogni settimana, una volta ogni 15 in un'assemblea generale per capire, aggiornarvi su cosa state facendo. E noi abbiamo fatto anche nelle gruppi locali, in questi gruppi di ambiente, istruzione, sanità e quant'altro, abbiamo fatto anche lì dei capogruppo e anche lì a rotazione, giusto per evitare che non ci deve essere una persona irreferente, siamo tutti, giusto per una comodità, che se qualcuno deve inviare a noi una proposta, un argomento,
non arrivano 4-5 proposte, stesse proposte da 5 persone diverse, ma te ne arriva uno perché in quel momento è il capogruppo. Oppure io ho la necessità di dire come sta andando la tutela della disabilità a Caserta, chiamo quella persona che so che in quel momento è il capogruppo della commissione del gruppo sanità e dico mi potete un attimo aggiornare su questo, solo per un fatto di comodità. E quindi abbracciando in pieno quello che ha detto prima, potrebbe essere una modalità questa, poi ovviamente la mettete a votazione se vi piace, se vi trovate, poi ognuno si organizza come vuole. A Salerno per il momento stiamo facendo così, non vi so dire se è buona perché l'abbiamo appena iniziata, quindi questo è quanto. Poi un'altra cosa, noi stiamo, come vi hanno detto già tutti, veramente stressati all'ennesima potenza perché entriamo lì alle 9 e ce ne usciamo non si sa quando e abbiamo gli occhi addosso puntati da alcune volte siamo rimasti anche chiusi dentro e siamo bombardati dall'attenzione mediatica dei giornalisti, dei politici che ci vanno continuamente contro. Siamo delle persone umane, quindi sbagliamo sicuramente. L'unica cosa, da voi attivisti o da voi simpatizzanti o da voi cittadini attivi, quando volete farci notare che stiamo sbagliando in qualcosa, non andate sull'attacco, perché proprio non riusciamo a sopportarlo. Andate sul consiglio, guardate che questa cosa l'avete sbagliata per questo motivo, fate in modo diverso. E noi siamo qui a piena disposizione, siamo qui apposta per seguire i vostri consigli e le vostre proposte. Basta che non andate anche voi sull'attacco perché già ci stanno attaccando su tutti i fronti e così non andiamo avanti. Solo questo. Grazie di tutto.